326 comuni, 20 milioni di abitanti, c'era un progetto per le periferie. A Rimini questo vuol dire tutta l'area nord, Torre Pedrera, Viserba, Rivabella, Viserbella, tutta quell'area andrebbe, va riqualificata. Dalla sera alla mattina al Senato con un emendamento, una manina, ha tolto 1.600.000.000 di finanziamenti a 326 comuni italiani. Riepilogo, siamo andati con la fascia tricolore a Roma a firmare un contratto, una convenzione col primo ministro. Quel contratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A marzo di quest'anno la Corte dei Conti ha detto ok a quel contratto, sono partiti i progetti definitivi esecutivi, a Rimini a settembre avremmo fatto partire le gare per assegnare i lavori, le ruspe, tra dicembre e gennaio ci sarebbero state le ruspe. Avete presente la piazza sull'acqua del Ponte di Tiberio? Bene, Rivabella, Viserbella, Viserba e Torre Pedrera sarebbero diventate così. Progetto complesso il nostro, perché si interseca con le fogne, stiamo chiudendo gli scarichi fognari e quindi il progetto esecutivo ha dovuto tener conto delle fogne sotto. Progetto esecutivo che ha dovuto tener conto delle ferrovie, ci fate voi il sottopasso sì o no, ad agosto è arrivata la lettera, ferrovia ha detto ci piace questo progetto, c'è la linea della ferrovia Viserba, chiudiamo il passaggio a livello, 5 milioni facciamo il sottopasso. Non si può cancellare tutto dalla sera alla mattina. Allora il mio appello ai parlamentari della Romagna è, guardate, è legittimo che ogni governo faccia le sue scelte, ma le fa di qui in avanti, non può cancellare i soldi assegnati di qui indietro. Fate le scelte che volete, le combatteremo politicamente, saremo d'accordo sugli immigrati, sulle strade, ma non potete cancellare quello che i comuni hanno avuto e sui quali i comuni sono andati avanti, hanno fatto progettazione, abbiamo avviato i percorsi per le gare. È una sciagura se non parte il progetto di riqualificazione dell'area nord. Lo dico con il cuore, le periferie non hanno un colore politico, il lungomare nord non è giallo, verde del PD, è un lungomare. Se ti danno i soldi per le rotonde, quando Gnassi andrà via, non sono di Gnassi le rotonde, sono dei riminesi. Sono stati assegnati dei soldi, ripeto, guardo negli occhi i parlamentari della Romagna, magari ne dimentico qualcuno, Collina del PD, Pagani del PD, Di Maio del PD, Croatti dei 5 Stelle, Raffaelli della Lega. Adesso si va alla Camera, ci sarà un emendamento al mille proroghe, uno può dire va bene, abbiamo capito, ripristiniamo i fondi per le periferie. Dipende dal voto, se no io chiedo a quei parlamentari di venire con me nelle strade, nei bar, a dire se va bene che il degrado che c'è rimanga così. Ci sono delle forze politiche, Lega e 5 Stelle, che dicono basta, fa schifo tutto là, Rimini Nord, ci sono dei verbali, basta, non può essere che gli alberghi abbandonati concorrano per avere i profughi. Bene, per non avere i profughi negli alberghi di Viserba devi riqualificare Viserba, se togli i soldi per riqualificare Viserba cosa ti rimane? Lo dico col cuore, fate le vostre scelte politiche, ma guardate gli interessi del territorio, sono soldi dei viserbesi, di chi abita Rivabella, di chi abita Viserbella, di chi abita Torre Pedrera. Migliaia e migliaia di cittadini sono venuti a firmare, sono elettori di tutti i partiti, le periferie non hanno colore politico. Questo è un appello che dice mettete al centro la città, non il partito, non chi vi dà lo stipendio. Ultima, basta cazzate. Su Rimini si sono dette delle cazzate, c'è il progetto, non c'è il progetto non è bello, sono validi tutti i progetti ammessi, usciti sulla Gazzetta Ufficiale, è come la classifica della Serie A, se dall'1 al 18 sei promosso in Serie A, punto, finito, il nostro è un progetto che è il più corposo di tutti, vale 18 milioni, forse se l'avremmo presentato, se l'avessimo presentato per mettere a posto un palazzo da 4 milioni saremmo stati più in alto, più in basso alla classifica. La classifica è come la Serie A, da un punto in su sei ammesso. Quindi quando si dice progetto c'è, non c'è, sono cazzate. Sono cazzate. Ah, ma noi vogliamo dare i soldi anche agli altri. Bene, ci sono 350 milioni anche per i piccoli comuni. Questi comuni avranno delle risorse, questi soldi sono per le periferie. Le periferie ci sono dove sono le periferie, cioè nelle grandi città, non in altri. Se mi dai i soldi per le rotonde, si chiamano soldi per rotonde, non soldi per le sedie. Non si possono confondere le pere e le mele. Poi si dice abbiamo sbloccato gli avanzi dei comuni. Se i comuni risparmiano degli avanzi,
Non è che gli togli i soldi per le periferie e gli dai i soldi che spettano loro perché sono già loro. Rimini e gli altri, la maggior parte degli altri 96 comuni, gli avanzi li hanno già spesi perché siamo virtuosi. Da noi gli avanzi non ci sono più, perché sono diventati la scuola di Villaggio Primo Maggio, le strade. Quindi testa e cuore, testa e cuore. Parlate con i vostri capi di partito, fate capire che c'è l'interesse della città. È con questa passione che rivolgo l'appello, perché con il mille proroghe nelle prossime settimane la Camera si alzi la mano e si dica sì, ripristiniamo i fondi per le periferie e per Rimini Nord.